persona ha espresso un concetto e uno si deve rispondere o no. Okay. Orazio. Allora, sarò prima, no, non dico che sarò breve perché minimo 5 minuti li voglio. E 5 minuti? No, c'è gente che ha parlato di un quarto d'ora, 20 minuti, qualcosa del genere. Cercherò di essere più breve possibile. Io sono felicissimo che tu parli, però devi considerare che insieme a Giorgio... Se mi stai trattenendo così, perdiamo del tempo. Consideri che insieme a Giorgio hai fatto un intervento lungo e l'hai fatto a certo, no, io ho fatto un intervento di 3 minuti. Vabbè. Allora, vorrei intanto mettere in chiaro alcuni aspetti che sarebbero importanti di sapere. Su circa 55 referendum, a proposito di referendum propositivi o abrogativi, in ogni caso, su 55 referendum abrogativi ne sono stati poi legiferati 5, dei quali solo 3 hanno avuto un esito, diciamo, operativo sul campo. Ricordo soltanto l'esito del referendum sull'acqua del 2009, che ha avuto un premio del 94% e del 96% sui due quesiti, che oggi non sono stati applicati, e al contrario c'è un'azione violenta di espossessazione della signoria e della sovranità dei comuni sulle partecipate municipalizzate, che oggi vengono regalate alla Suez, Société Anonyme di diritto belga, guarda per tutte, ACEA. Allora, voglio anche dire una cosa, che qui stiamo parlando di un processo storico in divenire violentissimo, in parte naturale e in moltissima parte indotto, come diceva l'amico che stava lì, che diceva qualche verità dall'interno della City di Londra. Allora, voglio solo ricordare tre numeri, che a inizio 1900 la Fiat produceva una macchina con circa 500 operai al giorno, negli anni 60 produceva una macchina con 50 operai e adesso produce 7 operai producono un'automobile. Questo vale per qualunque tipo di industria meccanica o comunque manufatturiera. Quindi andare a inventarsi qualcosa che sia una riproposizione del diritto del lavoro garantito dalla Costituzione è una media follia, illusione, diciamo, per essere buoni. E allora bisogna vedere. Gianmarco Lorati ci saluta, saluti a Stefano. Grazie. E allora bisogna ragionare su termini diversi, su quello che bisogna impostare come Costituzione futura. Ma tenendo per buono quello che diceva anche l'amico Paolo, cioè che bisogna, diciamo, riconoscere il debito perché ha una sua ragione di essere, che secondo noi è del tutto falso, ma comunque sia, prendo pure che ci abbia ragione Paolo, oddio il cognome in questo momento mi sfugge, Maddalena. È stato fatto un calcolo, prima è stata posta la domanda, adesso io rispondo, e cioè dei 2.200 miliardi di euro attuali di debito pubblico, quanti sono stati restituiti? Ve lo dico io, circa 3.000 miliardi, cioè noi come cittadini italiani, se fosse vero il debito pubblico, dovremmo avere dalle banche comunque 800 miliardi di euro. Orazio, altri due punti, scusate. No, ti correggo solo per un fatto, sono 2002 contro 2003. 2002 contro 2003. A parità di periodo, è dall'80 in poi. 2200 di capitale sono stati pagati 3300. Vabbè, dipende dalle valutazioni, diciamo dai 3000 ai 3300, ecco. Anche perché parliamo di macroeconomia, per cui fare dei colpi è veramente un'impresa ardua e anche una perdita. Allora, qui volevo dire, a proposito, allora, ma ci arriviamo. Uno dei come è questo. Orazio, possa fare come o passi parola, per favore. Vuoi sapere come? Ti rispondo. Possa fare e come. Eccolo. Allora, la legge 382 del 78, all'articolo 1, 2 e 4, prevede una casistica ben precisa. E cioè, l'articolo 1, le forze armate sono a servizio della Repubblica e il loro ordinamento e la loro attività si riformano ai principi costituzionali. Compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti la difesa della patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblicità. E seguito fino, ci sono 4-5 articoli, i primi, cioè noi dobbiamo allertare le
forze armate che devono intervenire ad arrestare. Noi andiamo ai carabinieri tutti i giorni, lei deve andare in Parlamento ad arrestare quei 1000 delinquenti. Lo so, grazie. Oh, e questa è un'altra cosa che se facciamo io e Giorgio da soli non facciamo niente, ma se lo facciamo in qualche centinaio di persone le cose cambiano. È stato chiarissimo. No, devo dare l'altra soluzione, io ho tre varie soluzioni. Allora, l'altra soluzione è questa. Allora, qui stiamo parlando, ed è giusto parlare, ma qui... Sì, certo, sarò brevissimo, se finisci. È come se io avessi un figlio che è sotto il ceppo della mannaia del boia e qui stiamo parlando di discutere democraticamente se devo intervenire a togliere la testa di mio figlio da sotto il ceppo o no. Qui i tempi ormai sono finiti, qui si tratta di agire. Ed è questa è l'azione, infine un'ultima motivazione, non è vero che il regime monetario internazionale, fiscale e finanziario internazionale ha messo le manette ai polsi, è una gabbia ineludibile, non è vero, perché esiste una legge, una convenzione di Ginevra del 1930, del 7 dicembre del 1930, che poi in Italia è stata ratificata come legge dello Stato, Regio Decreto 1899 del 1933, che è il testo unico sulle cambiali, che è quello che norma il pagamento degli stati fra stati, delle 20 banche specialiste delle aste del debito pubblico e delle banche attraverso i titoli interbancari. Quindi tutti i pagamenti internazionali si svolgono attraverso varie forme di cambiali. Grazie. La legge sulle cambiali si risolve in questo modo e noi abbiamo messo a punto la cambiale sociale, che è una formula particolare di cambiale che poi se in seguito spiegheremo. Ho finito. Grazie. Chi conosce Orazio e altri interani, chiaramente...